Allora, in questo momento la tendenza è in aumento, quindi noi contiamo di fare sicuramente gli stessi numeri dello scorso anno con qualche miglioramento. Tenendo conto che l'anno scorso comunque siamo riusciti a raggiungere i 2000 iscritti. La Maratona di San Valentino è un decimo compleanno, quindi è diciamo un bel traguardo, no? Che si aggiunge a tanti traguardi che l'amatorismo turistica comunque sta raggiungendo. Quest'anno, proprio perché è la decima edizione, avremo dei personaggi che saranno presenti alla maratona, Justine Matera, che è una showgirl che comunque nel tempo è diventata una grande atleta e ha dichiarato che vorrà superare il suo tempo nella mezza maratona. Poi ci sarà Sara Lussena, che presenterà il suo libro, e poi c'è Giorgio Vaccadella, che è chiaramente un budista conosciuto a tutti, è un pluricampione. E poi altre novità, quindi c'è un ricco palinsesto per il giorno prima della maratona, in cui ci sarà anche un mental coach che è Di Marco, che è stato proprio il coach sportivo di Calcaterra, quindi ci sarà una sorta di tavola rotonda insieme sia a Justine Matera e a Sara Tosselli. Quante presenze straniere ci saranno in linea di massimo? Ancora di preciso non le conosciamo, comunque la tendenza è sempre quella degli altri anni, sicuramente staremo intorno ai 100-150 persone straniere, atleti stranieri. Comunque noi abbiamo capito che la Maratona di San Valentino non è soltanto un evento sportivo, per quanto è un evento accreditato FIDAL, comunque c'è una risonanza internazionale, ma è comunque vivere un'esperienza dell'energia che trasmette il nostro territorio, prima fra tutti l'energia spirituale e religiosa del nostro santo patrono, a cui la Maratona stessa è intitolata. Quindi a questo proposito abbiamo organizzato una buona accoglienza per tutti gli atleti che verranno qui, magari con le loro famiglie, a godere dell'energia del nostro territorio. Non dimentichiamo che la Maratona si snoda all'interno del percorso della Valderina, e toccherà i borghi di una bellezza ormai indiscussa, i borghi di Montefranco, Arrone e Ferentillo, e poi la bellezza unica della Cascata del Marmo, del Parco della Cascata. Quindi chi viene qui chiaramente sa che non vivrà soltanto un'esperienza sportiva, ma vivrà anche un'esperienza di grande soddisfazione per aver visto delle bellezze naturali importanti. E poi non ci dimentichiamo che comunque la nostra accoglienza, anche per quanto riguarda dal punto di vista culinario, non è male. Diciamo, sottolineo che ad esempio ci sarà una signora Calvani che metterà a disposizione del Parco Gara una medaglia di cioccolato. La Maratona di San Valentino poi, proprio per questo motivo, si inserisce a gran titolo all'interno del brand territoriale della Re di San Valentino, insieme con il Comune, la Camera di Commercio e la Fondazione Carite. Quindi, perché si è capito che l'evento sportivo comunque ha una grande ricaduta, un grande impatto economico per tutto quanto il territorio. Per quanto riguarda la maratona, voglio sottolineare anche l'impegno che noi abbiamo per le raccolte fondi. Quindi all'interno della maratona, che è comunque quella dei 42 km e quella della mezza, abbiamo inserito un circuito cittadino volto proprio a raccogliere dei fondi, si chiama la Charity Family Run, volto a una raccolta fondi per Onlus, che partecipano attivamente alla nostra organizzazione. Voglio fare poi una
una notazione sul fatto che comunque da soli non si può organizzare, è difficile organizzare da soli una maratona di questa portata, e quindi altre associazioni collaborano con noi, sempre appassionati di budismo nell'organizzazione della maratona, presidiando praticamente i ristori lungo il percorso, o comunque presidiando il percorso stesso. Ci occorrono circa 400 volontari per assicurare praticamente tutto il percorso e per evitare che non ci siano ripercussioni per il traffico. Ricordo, è importantissimo questo da segnalare, che la strada Valderina sarà chiusa al traffico dalle 9.15 di domenica mattina 16 alle ore 15.30, e questo è importante per tutti i residenti che magari si vogliono spostare in quel giorno, ma invece io li invito a rimanere lì e a fare il tifo agli atleti che percorreranno la Valderina. Un'altra sottolineatura è sempre la collaborazione che noi facciamo con la condivisione del progetto che facciamo con la scuola, perché praticamente con loro, con gli istituti su vari livelli, condividiamo il percorso che noi denominiamo progetto scuola, e anche quest'anno il liceo artistico ha realizzato la medaglia e il disegno sulla maglia. E poi una convenzione di alternanza scuola-lavoro, invece gli studenti dell'ITT praticamente assicureranno l'accoglienza e la sicurezza sul percorso. Invito a tutti a partecipare, sia a fare il tifo, sia a partecipare magari all'arrivo degli atleti. Penso che di aver detto tutto.